La definisce legge regionale obbrobrio. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, insieme alla giunta, ha deciso di inoltrare ricorso avverso la normativa regionale che autorizza ad indire il referendum consultivo per la fusione dei comuni di Cosenza, Castrolibero e Rende. Di fatto Palazzo dei Bruzzi dà mandato ai legali Angelo Piazza e Renato Rolli. In sostanza il primo cittadino spiega non può essere imposta la fusione, ma deve essere scelta condivisa. La legge regionale che è stata modificata dall'omnibus della maggioranza di centrodestra prevedeva che il referendum si svolgesse sulle delibere consiliari dei comuni interessati allo scioglimento per la realizzazione della città unica. Con un colpo di mano, con una regina, con due righe, hanno cancellato questa opzione, questa formulazione della legge, e hanno deciso che su impulso della regione si va al referendum consultivo. Io credo che sia un atto antidemocratico, illiberale, che va contrastato in tutti i modi. Questo ricorso nell'iter del referendum cambia qualcosa? Beh, su questo stabiliranno i professori che abbiamo individuato per difendere le ragioni del nostro ente, il professore Angelo Piazza, già ministro della Repubblica, e il professore Renato Rolli della nostra Università della Calabria. Saranno loro a stabilire quello che è il percorso migliore per difendere le ragioni della nostra scelta e per difendere soprattutto quello che è un diritto, non tanto e non solo del comune di Cosenza che rappresento, ma di tutti i 404 comuni della nostra regione. Non esiste una legge regionale in Italia che cancella questo diritto e questa autonomia dei comuni interessati ai processi di fusione.